Salve a tutti amici di CryptoGem e benvenuti a questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere alcune cose molto importanti per quanto riguarda una possibile recessione. È ormai 3 anni che stiamo seguendo i dati e sappiamo dove stanno andando a parare. Sappiamo che comunque una recessione, anche se controllata, non è così difficile da immaginare. Oggi andiamo a vedere un indicatore, che questo indicatore solitamente segna l'esatto inizio di una recessione e ci dice se siamo in una recessione o no. Se avete visto il video di venerdì, avrete anche visto i dati di cui abbiamo analizzato insieme. I dati del lavoro non sono positivi per niente, il mercato non l'ha presa bene perché non ci sono stati i tagli e diciamo i dati erano eccessivamente peggio del previsto e quindi la paura di una recessione è cresciuta venerdì portando giù i maggiori asset. Andiamo oggi a vedere alcune cose. Allora, intanto per quanto riguarda i chart, poi andremo a vederli verso la fine. Guardiamo questo indicatore di cui parlo, che okay? Questo è il Sham-Rule Recession Indicator e questo indicatore solitamente segna quando lo spike nel mercato del lavoro comincia a prendere la direzione verso una recessione. E se andiamo a vedere in passato, ogni volta che ha fatto uno spike, quindi che è uscito dalla zona, siamo entrati poi in una recessione. Guardate che questa volta, quindi diciamo che non ha mai sbagliato troppo, non ha mai sbagliato troppo. E come vediamo, in questo momento sta rompendo il suo ultimo high, quindi come vedete la direzione è verso l'alto. E cosa succede di solito? Cosa succede? Succede come vedete su questo grafico esattamente una possibile recessione. Sappiamo che la Fed ha più paura di un incremento dell'inflazione che della recessione, perché ovviamente la recessione basterebbe uscirne printando, quindi stampando altri soldi e portando su gli asset che noi holdiamo. E quindi da un punto di vista di investitori questo non è neanche così brutto come momento per investire sul mercato, anche perché il Fear and Greed Index è tra i minimi e solitamente se seguite questo canale sapete che noi solitamente cerchiamo di entrare quando questo è anche più sotto di così, anche vicino ai 20, però già in questa fase questo è un ottimo momento per cercare buoni entry sugli asset che vi interessano. E come vedete solo la settimana scorsa era in greed, 3 mesi prima era in fear e va su e giù. Quindi il sentiment dei retailer è molto volatile, un po' come il prezzo di Bitcoin, però i whale continuano a accumulare. Andremo a vedere anche adesso altri dati importanti sui whale. Per quanto riguarda le previsioni per settembre, ormai la gente sta dando quasi al 100% i 25 punti di taglio, ma addirittura è entrato in gioco il 50 punti di taglio. Quindi la gente pensa che potrebbe anche esserci, anche se le probabilità sono più basse, un taglio molto più aggressivo da parte della Fed, visto i dati del lavoro. E quindi, se non dovesse arrivare nessun taglio a settembre, penso che il mercato la prenderà malissimo, ma malissimo. Quindi, ovviamente, noi speriamo che almeno 25 punti, perché già l'Inghilterra ha tagliato, altri paesi hanno tagliato, e quindi manca solo gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti è l'unico paese che ancora sta tenendo i tassi alti perché vogliono essere sicuri. Allora, un'altra cosa che volevo farvi vedere era Warren Buffett, che al momento ha un record high di cash di 277 miliardi dopo che ha venduto il 50% di Apple. Apple era uno dei più grossi e di quelli che gli ha fatto fare più soldi a Warren Buffett, e il fatto che abbia venduto il 50% degli stock di Apple, ovviamente un investitore così fa pensare che secondo lui la valutazione di Apple di molte cose è sopravvalutata. Come sapete, la sua tecnica è investire in asset che hanno prezzi sottovalutati o un buon prezzo comunque di mercato, ma non asset che sono sopravvalutati. Quindi secondo lui il mercato è troppo esteso e questo l'abbiamo già visto, sto trend di cash da parte di Warren Buffett già iniziato nel 2023, anche prima, però ovviamente come vedete 50 ha un record high di 277 miliardi, penso che oltre il 50-60% di cash, cosa che solitamente questi investitori non arrivano mai a queste posizioni cash così grosse. Comunque, passiamo a delle cose invece un po' più positive dal punto di vista dei whale. Il volume del whale, ragazzi, è ai 9 anni high, quindi è il high di 9 anni, quindi è il massimo di 9 anni, come si dice. E quindi questo cosa vi fa capire? Vi fa capire che comunque anche se abbiamo tante cose negative sul mercato, il trend per il medio-lungo termine è positivo, okay? Le fondamenta ci sono, per il mercato delle cripto soprattutto ci sono le fondamenta. Sappiamo che la Fed, adesso vi farò vedere anche un altro grafico, non lascerà mai il mercato crollare troppo. Sappiamo che i crolli di 25-30% avvengono ogni tot di anni ed è quello che mi aspetto, andremo a vedere anche sul chart,
ma non penso che lascerà che il mercato vada sotto del 90%, piuttosto inflaziona di brutto la sua moneta. Per quanto riguarda invece il volume whale di Bitcoin, vediamo che quelli sopra il 1K di BTC, come vedete qua, sono tra i massimi, quindi continuano piano piano a salire, il volume è altissimo. Quindi questa è un'altra di quelle cose che bisogna tenere sott'occhio e valutare nelle analisi. Per quanto riguarda invece il money printing, come vedete qui, questo è il money supply. Nel 2020 dove è andato banana proprio fuori di testa, come vedete qui ha rotto questo high, è andato su pesantemente. Mi sa che è stato stampato un terzo diciamo della moneta in circolazione nel giro di un paio di anni, quindi è stato uno dei più grossi printing della storia. E come vedete loro non possono portare giù il money supply in circolazione, perché per portare giù questo qua crescerebbe il mercato. Infatti, come vedete, nel 2022, quando questo è sceso e dove è iniziato anche il bear market, dove i soldi sono usciti dal mercato e c'è stato un disastro. Come vedete, in questo caso invece il money supply sta andando verso l'alto e non verso il basso, quindi sta rompendo un nuovo high, e questo ovviamente mostra anche l'inizio di un printing. Volevo farvi vedere questo chart di BTC. Allora, per quanto riguarda BTC, andiamo a vedere che secondo i Fibonacci in questo momento sta testando la zona dei 0,61 dei Fibonacci questo high, ma dei 0,5 anche nel Fibonacci extension. Quindi ho fatto due tipi di Fibonacci diversi per fare una combinazione. Il punto più importante è il punto dei 58,7, che se perso quello non è un buon segno. Se andiamo a vedere anche sul mensile, adesso faccio vedere una cosa sul mensile che la stiamo osservando da un po' di tempo. Sul mensile BTC, adesso fatemi un attimo aprire qui. Ecco, sul mensile BTC non ha mai chiuso sotto la zona dei 60.300. Se dovesse per esempio agosto scendere giù e chiudere qui, questo sarebbe un po' più bearish a livello di chart, sarebbe più bearish, perché ovviamente questo ci sta dicendo che c'è un supporto mensile, quindi molto importante. E dove potrebbe atterrare in caso dovesse scendere qua sotto? Beh, questo potremmo vederlo anche con Fibonacci, fare tipo un Fibonacci in questo caso, e vedere che questa zona, la zona dei 43-45, è molto importante con il prezzo. Sinceramente, quando è sceso qua giù avevo messo in conto un possibile buy nella zona dei 45-43, ma non c'è mai arrivato, ok? Quindi potrebbe essere, se chiude agosto qua sotto, potrebbe essere, però finché non dà il via, ovviamente Bitcoin è ancora 60, un mese fa era 53, e quindi come vedete è molto volatile, ok? Quindi volatilità per me è uguale a opportunità. Quindi sicuramente se scende dopo i dati che vi ho fatto vedere prima non è altro che un'opportunità di comprare di più, se volete comprare di più. Per quanto riguarda le altcoin invece, penso che sono tra il loro momento peggiore le altcoin, anche perché la dominance di BTC ancora non ha raggiunto il punto target che avevamo osservato, che è quello del 60%, è un po' che lo teniamo sott'occhio questo target, non c'è ancora arrivato, ne abbiamo parlato spesso e come vedete il target è ancora qui. Una volta arrivato al 60%, penso che questo sia anche uno dei migliori momenti per vedere dove si è posizionato il mercato dell'altcoin e magari essere un po' più aggressivi in buy the dip. Se dovesse rompere qua sotto, invece, questo sarebbe buono per le posizioni che già avete. Quindi, se volete fare un buy the dip fatto bene, io aspetterei sicuramente la zona dei 60. Se volete invece holdare, semplicemente capire quando il mercato diventerà un po' più bullish, sappiate che finché non rompe la zona dei 53, o non rompe la struttura, e in questo caso possiamo vedere che la struttura è questa trend line, quindi potrebbe salire, rompe la trend line nella zona di 55, confermare un nuovo low a 53, e questo ovviamente sarebbe bullish per le posizioni che già holdate. Per quanto riguarda la dominance di USDT invece, che ci fa vedere quanto cash sul mercato comparato a quanti cripto, nel senso quando la gente va in cash, quando la gente va in cripto, come vedete in questo momento sta superando nuovamente la zona, ha tenuto molto bene la flag. Questa è una delle cose che dico sempre, dovete aspettare le rotture, perché anche se vedete una flag ed è bearish non vuol dire che è il momento di andare all-in in qualcosa, perché potrebbe semplicemente continuare a balzare, e ogni balzo di questi porta giù il mercato di parecchio. Ethereum invece è tornato nella zona interessante, 2,8, un po' di tempo fa l'avevo comprato a questa zona nuovamente, avevo aggiunto un po' la mia posizione, però la zona che mi interessa di più, se dovesse arrivarci, visto che ho già comprato questa zona qui un po' più bassa, nella zona tra i 2,5 e i 2,24, okay? Questa sarebbe la zona più aggressiva, dove praticamente avremo Bitcoin, se dovesse scendere, poi come ho detto non ancora non ha confermato, ma se dovesse scendere a 45, 42,
questo sarebbe il punto migliore per comprare Ethereum, e molto probabilmente io ci andrò molto più aggressivo su Ethereum, perché se questo dovesse succedere, questo succederà. Adesso vediamo qua. Come vi ricordate l'analisi di Ethereum Bitcoin, c'è ancora la freccia. Se questo dovesse toccare qui, vuol dire che la capitolazione della dominance, la capitolazione di Bitcoin e di tutte le cose stanno avvenendo, e quindi ho dei soldi da parte che ovviamente non metterò in altcoin, ma il mio obiettivo è quello di Bitcoin e Ethereum in questo momento. Quindi se avete delle allocazioni da fare, il mio consiglio è cercate di allocarle in cose come Ethereum, Bitcoin all'inizio, lasciate che fanno il loro pump e poi magari con i profitti fatti investire nelle altcoin, che poi le altcoin vi danno sempre tempo di entrare. So che la gente pensa che le altcoin sono troppo volatili, vanno su velocemente, non hanno il tempo. In verità noi nel Discord l'abbiamo fatto vedere più volte come basta aspettare il momento giusto e poi il mercato ti dà sempre un'opportunità. Ricordate che i pump succedono settori gaming, NFT, metaverse, AI. Quando avverrà il pump nell'altcoin, non soltanto avverrà per coin, ma avverrà anche per settore. Quindi la narrativa avverrà per settore, e lì basta vedere dove i soldi stanno andando e andare a comprare magari cose che ancora sono sottovalutate e non hanno pumpato. Per quanto riguarda il total market cap 3, invece, qui la situazione è molto simile. Come vediamo, non c'è stata la rottura. La mia analisi è ancora in perfette condizioni, non è mai stata svalidata l'analisi, quindi la flag è ancora qui, e come vedete questo è il punto di zona di supporto di liquidità dove abbiamo visto più volte il rigetto, e quindi non è detto che non ci vada un'altra volta, anzi se dovesse arrivarci sarebbe un ottimo momento per vedere un bottom in questa zona, una capitolazione, e poi osservare una rottura. E ovviamente la zona più importante, quella del Golden Pocket, che si trova a 700 miliardi di market cap. Quindi una volta preso i 700 miliardi di market cap, qui dove inizierà la mia posizione cash, qui dove spero di riuscire a uscire al meglio, nelle condizioni migliori, dal mercato delle altcoin, per poi magari aspettare un pullback e ricomprare. La strategia è sempre la stessa, non cambierà mai. Vedete, le altcoin comunque sono bearish, questo è uno dei motivi per cui vi ho detto aspettate, le altcoin non sono ancora in un bull trend, le altcoin hanno bisogno di una rottura, hanno bisogno di una conferma, molto probabilmente soffriranno finché Bitcoin non raggiunge il target e USDT non si calma un po', soprattutto perché lo scenario peggiore è proprio questo: Bitcoin che scende, la dominance che sale, le due dominance che salgono. Questo è lo scenario peggiore, ok? Non è detto che se Bitcoin va a 42 le altcoin vanno a nuovi minimi, questo non è detto. Potrebbero comunque, ognuno di loro troverebbe il suo fondo in qualche modo, e se la dominance comincia piano piano a dare un po' di respiro alle altcoin, potremmo vedere una ripresa delle altcoin nel breve, per poi magari tenere solido la loro posizione e poi riprendersi. Infatti ricordiamo per esempio solo ADA era 25 centesimi, 20 centesimi, e Bitcoin come vedete è andato su, poi è andato giù, le altre coin sono andate ai minimi, ma ADA comunque ha mantenuto una zona più alta verso i 30 centesimi. Se dovesse tornare ai 20 centesimi non ha fatto un nuovo minimo, è semplicemente tornato alla zona precedente dove era prima, e che comunque è un ottimo target. Per il momento è tutto ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se pensate che ci sia una recessione, se le coin faranno anche peggio di così. Ovviamente iscrivetevi al canale, condividete questo video e ci vediamo al prossimo.